cioccolato plastico bianco. Si tratta di un prodotto per la decorazione, ottenuto con la miscelazione di zuccheri e di burro di cacao. Stendere il cioccolato plastico allo spessore di 5 mm. Per una rosa molto semplice, predisporre 10 dischetti, posizionarli su un foglio trasparente e coprire con lo stesso foglio. Appiattire con il pollice o una sfera tre quarti del bordo. Prendere il primo petalo e arrotolarlo per metà. Inserire il secondo disco nella piega del primo petalo e arrotolarlo in modo da creare il cuore della rosa. Creare con tre dischi il primo giro di petali e piegarli esternamente. Posizionare gli ultimi 5 petali. Piegare l'estremità per ottenere l'effetto di una rosa che sta sbocciando. Con questo prodotto possono essere ottenuti gli stessi decori già visti con la pasta model, con i vantaggi aggiuntivi del profumo e del gusto del cioccolato. Ecco allora che potremo preparare eleganti pergamene che possono essere completate con iscrizioni di vario tipo, molto simpatiche nei casi di compleanni e ricorrenze varie. Anche per il cioccolato plastico bianco, l'uso di stampini agevolerà la produzione di simpatiche figurine da decorazione, che potranno naturalmente essere colorate con colori alimentari. Esistono in commercio innumerevoli stampini, con i quali è possibile ottenere una vasta gamma di figurine. Con l'aiuto dell'aerografo andiamo a colorare gli oggetti realizzati. Vediamo un ulteriore effetto. Stendiamo il cioccolato plastico e lo andiamo a incidere con l'aiuto di un mattarello frastagliato. Ritagliamo il fiocco di nostro interesse e lo poniamo sopra una botte di cioccolato. Il contrasto fra il colore scuro del cioccolato fondente e il colore bianco crema del cioccolato plastico rende estremamente piacevole l'abbinamento. L'utilizzo di nastri, trecce, strisce, facilmente ottenibili con le tecniche qui utilizzate dal maestro Saracino, può completare al meglio i lavori in cioccolato del pasticcere.